Ciao a tutti, sono Marco. Oggi ti presento un film che ha due ingredienti, sia l'horror che il kung fu. Quindi per gli amanti sia dell'horror che il kung fu ha questi due ingredienti di base. Il film è La leggenda dei sette vampiri d'oro. Diretto da Roy Becker, regista inglese, e Chang Chen, che era un regista di Hong Kong, di film di Kung Fu. Il film è stato prodotto nel 74, quindi la produzione è sia inglese che da Hong Kong. I protagonisti, allora, come ho detto, il film è stato prodotto nel 74. I protagonisti sono Peter Cushing, che era un famoso attore di film horror e fantascienza, ma soprattutto horror, nell'arco tra gli anni 60 e 80, che ha fatto molti film per la Hammer, famosa casa di produzione di film horror degli anni 60. E che appunto questo film è della produzione della Hammer, e David Chang, che vedete qua nella foto, che era un famoso attore di film di Kung Fu e Wuxian degli anni 70. Allora, il film, la trama inizia con un cinese che si reca in Transilvania, riesce a incarnare nelle proprie spoglie mortali l'animo del re dei vampiri, che è il conte Dracula, e a trasferire le sue losche imprese in un remoto villaggio cinese dove terrorizza gli abitanti e vampirizza le giovani donne con l'aiuto di sette vampiri e di un esercito di vampirizzati che al momento opportuno escono dalle tombe. Poi, dopo anni, presso l'università cinese, un certo Van Helsing, inglese, nemico del conte Dracula in Europa, cerca di convincere i colleghi orientali la necessità di dover lottare contro tale piaga, però non riesce a convincerli, quindi un certo Xin Qin e sua sorella, Bucciolo di Rosa, e altri suoi fratelli, si mettono insieme a Van Helsing con il figlio e si avventurano e vanno a dar battaglia a questi sette vampiri. Allora, come al solito, vi metto il link sotto il video e buona visione.